Il trend è l'anticonvenzionalità, quindi inventarsi tutto quello che uno crede, e ovviamente cercando di considerare il buon gusto e il buon senso, cercare di valorizzare la propria personalità. Credo che mai come in questo momento sia di moda tutto, tutto, e l'opposto di tutto. Io questo lo dico da anni, ma non mi dava retta nessuno. Poi ho visto che piano piano avevo ragione. Oramai le donne si vestono come vogliono e dietro ad ogni richiamo hanno in realtà un possibile spunto per una tendenza loro. Fra il consiglio che si dà a un VIP, a una star, e il consiglio che si dà a una donna comune nella vita di tutti i giorni, c'è una differenza. Dare il suggerimento, un'indicazione a una donna comune della vita di tutti i giorni è molto più facile ed è anche più soddisfacente, perché molto spesso le star, le donne dello spettacolo, le donne comunque che hanno una certa notorietà, vivono di certezze che molto spesso non corrispondono a un buon risultato della loro immagine, però sono talmente convinte che spessissimo è difficile spostarle dalle loro convinzioni. Mi piacerebbe che qualcuno in questo contesto mi chiedesse: valorizzo bene gli occhi, valorizzo bene le labbra, questo vestito, questo colore mi sta bene, questa pettinatura mi sta bene, ecco, mi basterebbe questo, perché poi mi limito a fare delle considerazioni e a dare qualche suggerimento, non consiglio, perché consigli non ne so dare, qualche suggerimento.